Col direttore sportivo del Gavice Gradara, Gabriele Maggi, facciamo un attimo il punto sul mercato, chiediamo quali sono gli arrivi della campagna acquisti. Gli arrivi della campagna acquisti, praticamente abbiamo lavorato su un blocco che già l'avevamo adocchiato da quest'anno, che praticamente è il blocco che giocava nel Valfoglia, e quindi abbiamo puntato su un uomo d'esperienza con qualità sia sotto l'aspetto tecnico ma anche umano, di Vajerani Davide. Poi abbiamo preso anche l'esterno diciamo d'attacco Bastianoni, e poi abbiamo puntato anche sul centrale difensivo Passeri Andrea, e poi praticamente abbiamo completato un po' anche la fase offensiva con l'arrivo di tedesco Antonio e Vegliò, scusa, dimenticavo anche l'attaccante Vegliò. Ecco. L'obiettivo del Gavice Gradara, i playoff? L'obiettivo è praticamente, noi diciamo questo, che non vogliamo più soffrire come gli ultimi due anni, quindi la salvezza certa, poi dopo è normale che siamo ambiziosi, quindi non ci vogliamo fermare lì. Trovato il mister, si è cercato di creare subito lo scheletro della squadra fatto da un giusto mix di gente esperta e gente giovane, gente che soprattutto faceva parte del gruppo storico del Gavice, ma so che cercate ancora un giovanotto classe 2000. Sì, prima di arrivare ai 2000, giustamente come hai detto tu, abbiamo iniziato a lavorare dopo logicamente avere individuato la figura giusta per fare il mister, perché pertanto parte tutto da là, la costituzione di una squadra e di un obiettivo, e praticamente abbiamo subito cercato di rimpiazzare un portiere molto valido come era Palazzi con un altro secondo noi molto valido come Celato, perché non dimentichiamo che Celato ha fatto eccellenza, ha fatto Serie D, quindi sicuramente ha un ottimo curriculum, diciamo, ecco, e che sicuramente pensiamo che non faccia rimpiangere assolutamente Palazzi, anche se poi ringrazio personalmente, ma anche a nome della società Palazzi, per tutto quello che ha fatto in questi anni verso la società di Gavice, diciamo. Poi praticamente il gruppo storico non è che l'abbiamo smembrato, abbiamo logicamente cercato di capire chi voleva anche partecipare a un progetto nuovo e rimettersi in discussione. E quindi siamo partiti con il capitano Sabatini, che sicuramente è una pedina fondamentale sia per quello che ha fatto in precedenza, ma anche per quello che rappresenterà per il futuro, perché logicamente si parte da una figura storica che ha degli ottimi requisiti sia sotto l'aspetto tecnico che umano. Quindi abbiamo cercato di individuare anche personaggi che poi facciano integrare bene chi arriva e soprattutto dia una mano anche al mister per far capire un po' l'ambiente, visto che loro l'hanno vissuto già per diversi anni. E oltre, diciamo, logicamente Sabatini, abbiamo confermato Grassi, abbiamo confermato Costa, abbiamo confermato Pratelli, e questo, diciamo, un po' è il gruppo storico di quelli che sono rimasti della vecchia squadra, diciamo degli over, ecco, diciamo così. Oltre poi non dimentichiamoci dei nostri giovani, dei nostri under, che questi logicamente, anche se lo diciamo per ultimo, non sono certo meno importanti di quelli che abbiamo già detto. E con Papini direi che andate sul sicuro per quanto riguarda il lancio dei giovani. Senz'altro, anzi, noi vogliamo costruire proprio un nuovo ciclo anche con la figura del mister Papini, sapendo che ha delle ottime qualità in quanto ha lavorato sia con i giovani sia logicamente con grandi, perché ha già allenato eccellenza Serie D, quindi di conseguenza l'esperienza da vendere. E sicuramente mister Papini avrà il compito anche proprio di far crescere i nostri giovani, perché quest'anno per noi è un anno cruciale, un anno zero dove vogliamo ripartire e costruire qualcosa di importante.